Scomparsa di Giulia Cecchettin. I vigili del fuoco hanno trovato i familiari convocati in caserma. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. I familiari di Giulia Cecchettin. La giovane scomparsa il 12 novembre insieme al suo ex fidanzato Filippo Turretta, sono stati convocati in caserma. La chiamata ha coinvolto la sorella, il fratello e il padre della ragazza, i quali sono giunti presso la caserma, situata non lontano dalla loro abitazione. Tale convocazione potrebbe indicare nuovi sviluppi nelle indagini sulla scomparsa dei due giovani, le cui ricerche sono attualmente in corso nella zona della Riviera del Brenta. Recentemente, un elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato l'argine del fiume tra i paesi di Stra, Vigonovo e Fossò, mentre anche il letto del fiume è stato accuratamente ispezionato. Nel frattempo, i genitori dei ragazzi hanno lanciato un appello emotivo per la Fiat Grande Punto Nera di Turretta. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, sembra essere stata avvistata ieri mattina a Pordenone, suggerendo la possibilità che le ricerche si estendano fino alla regione Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo, le indagini potrebbero orientarsi anche verso la risoluzione del mistero legato alle chiazze di sangue individuate in via Quinta Strada a Fossò nella zona industriale. Le telecamere di sicurezza presenti in quella zona, che coprono il tacchificio Coccato e lo stabilimento di Christian Dior, potrebbero fornire importanti elementi per chiarire la situazione. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.